rapper insorge contro l'attivista Serena Mazzini che ha parlato dei gravi problemi di salute che ha vissuto di recente. In seguito alla condivisione di un video su TikTok di Chiara Ferragni, si sono scatenate roventi polemiche che hanno coinvolto anche il marito Fedez. L'imprenditrice digitale ha voluto lanciare un importante messaggio affrontando il delicato tema dei diritti per le donne e il video in questione è stato oggetto di una replica da parte di dell'attivista Serena Mazzini che ha parlato anche dei gravi problemi di salute che ha vissuto di recente Fedez. Non bisogna avere paura dei leoni. Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati. Che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle lotte. Continuiamo a lottare, ha scritto Chiara Ferragni su TikTok. Al video e alla didascalia della Ferragni c'è stata la replica della Mazzini che ha scritto: ciao, Chiara. Grazie per questo ennesimo depotenziamento del dibattito politico. Allora ti aspettiamo in piazza a lottare per salario minimo garantito con aggiustamenti in base all'inflazione, patrimoniale sui grandi redditi e sugli extra profitti di aziende come Eni, Banai Jet, diritto all'abitazione, diritto alla salute che sia reale, perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi. Le parole della Mazzini non sono affatto piaciute a Fedez, che ha replicato duramente attraverso delle storie Instagram. Non è la prima volta che questa attivista appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore, come se fosse stato tutto uno scherzo. Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa, oltretutto senza sapere che sono stato operato d'urgenza, tramite Sistema Sanitario Nazionale, come qualsiasi comune mortale. Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili, forse non ci scherzeresti. Sopra, per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Lo non sono guarito in 3 giorni. E ha poi concluso: ma alla stupidità umana a volte non esiste cura. Scusate lo sfogo, ma credo che a tutto ci sia un limite. Lo so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno. Ma soprattutto mai mi permetterei di dileggiare o sminuire in questo modo. Anche se dovesse trattarsi del più STR asterisco asterisco o ricco su questo pianeta.